Alla fine si è arrivati a una svolta in Brasile nelle indagini sulla morte del giornalista inglese Dom Phillips e dell'antropologo brasiliano Bruno Pereira. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, ad uccidere i due uomini sarebbe stato un pescatore che ha confessato l'assassinio, ponendo fine a più di una settimana di ricerche nella foresta dove erano stati nascosti i corpi. Il presunto omicida, noto come Pelado, è il primo fermato per l'assassinio, ha fatto notare il capo della Polizia Federale, sottolineando che l'uomo ha confessato di sua spontanea volontà, ha parlato in modo dettagliato del crimine commesso, indicando anche il luogo dove aveva seppellito i corpi. Il movente del duplice delitto sarebbe stato la pesca illegale nella regione amazzonica. L'uomo sarebbe stato ripreso insieme ad altri colleghi da Pereira e Phillips che stavano fotografando l'azione. Finora gli inquirenti avevano trovato tracce di sangue su una barca, uno zaino e documenti appartenenti ai due scomparsi, mentre del materiale organico, apparentemente umano, era stato rinvenuto nel fiume. Per risolvere il giallo, il governo aveva mobilitato Marina, Esercito e Forza Nazionale.